Let's go ragazzi, Santino Marella dice di aver vinto il suo fantastico match contro John Cena, ma nessuno se lo ricorda. Allora Santino Marella ha deciso di farlo vedere. Questo è il suo assetto tattico ragazzi, l'assetto tattico del caro Santino Marella. Veramente unico e insostituibile, mamma mia, una vera e propria potenza allo stato puro ragazzi. Stiamo parlando di Santino che va con una testata davvero sotto alla zona addominale del caro John Cena, continua con i suoi calci veramente molto astuti, una pacca sulla spalla, un sollevamento e la UE passa sotto le cosce del caro John Cena senza nessun risultato veramente conveniente. Ancora sotto le cosce del caro John Cena, schiacciamo, mossa tipo femminile del caro Santino, una tirata di capelli e via. Ma che anticosa antiquadra era quella. Andiamo con la mossa finale, attenzione, dovrebbe essere Cobra, ma vedo tutto tranne che il Cobra. Non so che cos'era sta mossa. È una novità per quanto riguarda il mondo di Santino, ovviamente salta con i piedi proprio in una maniera veramente alquanto dinastia. Allo stato puro, ancora Santino con la sua bretella italiana. Parte la trombetta. Azza si saluta. Passa sotto le cosce come se fosse un cerbiatto. Ancora lo solleviamo. Vediamo un po'. Santino prova la sua mossa speciale. Una testata veramente. Boom! Non so che cos'era. Addirittura il pubblico chiama Santino. Niente Cobra ragazzi, non è il Cobra il Santino, non è il Cobra. Chiaramente anche sleale. Ma oh, conto di uno contro un John Cena che veramente prende l'arbitro per sbaglio. Santino continua in modo imperterrito, veramente insostituibile. Santino Marella veramente sconfigge John Cena. Quanto strano come match, però niente Cobra. Quando Santino Marella ha vinto il titolo, il WWE Champion, ci stava arrivando una volta, ci stava arrivando, ma poi non l'ha mai visto. Santino con questa cintura non si può vedere, però tutto il bene che vogliamo a Santino ragazzi, ma oh sì, la prima volta che vinci il championship, ricordo perfetto, stai inventando tutto. Oh Betty, i tuoi occhi erano pieni di lacrime, di gioia quando è successo. Che sfida memorabile, ma niente in confronto a quando mi sono sbarazzato di Umaga, Kali e Mark Henry tutti insieme. Questa è davvero grossa. Santino Marella procede verso la vittoria ancora, sentite la musica del nostro Santino campione WWE Championship. Che canzone veramente memorabile. Ma a caso era partita della musica lì. L'unico modo di vincere era lasciare Umaga fuori dal ring, perché non c'erano altre alternative. Secondo me schienarli sarebbe stato quasi impossibile. Ha sconfitto veramente tutti e tre, incredibile. Il caro Santino Marella, non è mai successo. Santino, ti amo, ma tu, se tu avessi affrontato uno tra quelli saresti morto a quest'ora. Ti trovo alquanto seccante, infatti credo che abbiamo bisogno di tutt'altro atteggiamento. È ora di annunciare un altro ospite. Ecco a voi Beth Phoenix, la dolce ti adoro Santino. Oh, lasciami in pace, possiamo passare al prossimo match. Perché ce ne sono due? Scegli il prossimo. Contro chi ha vinto mo? Match della durata di 10 minuti. Due superstar cominceranno per prima ed ogni 2 minuti una nuova superstar entrerà. La superstar effettua uno schienamento, una sottomissione ai danni di un'altra superstar, diviene il campione in carica. Finché sei campione alla fine di 10 minuti, diviene il campione ufficiale.
Ecco, Batista, vabbè, a Natale lui già. Ragazzi, voi dovete spiegarmi che cosa state capendo voi qua in mezzo. Cioè, mi dovete spiegare che si capisce qua in mezzo. Cioè, non si può capire niente, guardate. È un massacro, ma cos'è? Santino Marella non c'è zicca proprio in mezzo a questi quattro bestioni. Si rialzano come se fosse acqua fresca. Vince Santino Marella, incredibile, li fa fuori tutti Santino. Incredibile, ma vero. Santino con il suo sguardo veramente dominante. Sono impressionato dalle tue vittorie contro i Volei, Orto, Batista e Undertaker. Sei stupendo, Santino. Grazie, dolce Beth. È bello avere una persona positiva al mio fianco. Quello era il mio titolo, Champions of the Champions. Certo, insignificante Beth. Un titolo che ho conservato per 3 anni. Ma mi annoia vincere sempre, perciò ho smesso Beth. Giusto, ma poi suppongo che te lo sei ripreso battendo Stone Cold e The Rock, vero? Non essere sciocco, ho battuto tutta la WWE, della Royal Rumble! Col falcone! È vero, Dolce Beth, io sono... ci credo, tutta la Royal Rumble con Santino Marella me ne devo fare, no! Da primo! No, ti prego, no! Mi arrampo da primo! No, non si può! Non, è impossibile! Non posso vincere, è impossibile! Non ce la farò mai, aiuto! Resistere con Santino Marella fino alla fine, è impossibile, morirò! Vabbè, inutile. Li prenderò solo a paccheri e basta. Ragazzi, penso ci vorrà una mezz'ora. Vedete, sono le 14:30. Finirò fra un anno. Oh, dai, la mano a chi stai? Il tempo con la chi stai? Bravo, bravo, guai, bello, bello, metto tu lì. Vai, tu, piettalo giù, piettalo giù. Oh, piettalo, piettalo, no, resistito, finalo. Stava la mano. Meglio togliersi da tutto questo bordello. Oh, The Miz, ragazzi, siamo solo all'inizio. Tutte serie in ring, bene, ma non trase più nessuno finché non eliminiamo uno. Oh, date la mano a chi? Date la mano a chi? Siamo e sta qualcuno giù. No! No, mi senti che stava rischiando. Mamma mia, senti la terra. No! Date una mano a chi?
fucking stoic! Boom! Fuori da lì! Oh mamma mia! Aia! No! 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 Mi hanno preso all'improvviso, ragazzi! Incredibile, ragazzi! Santino Marella! Tra i primi tre! Contro Green Finlay! Una Royal Rumble veramente... Wow! Giù dal ring! Niente. Vai, senti. Gettamolo giù. Gettamolo Green giù la riga. Dammi la mano, Finlay. Paro cazzo, butto non Finlay. Asacic, Finlay. Ultimi due. Euro Royal Rumble match, ragazzi. Euro Royal Rumble match. Incredibile per WrestleMania. Mini event. Here we go, Irish Whip. Ancora, resiste, incredibile, tutto in match, non ha avuto una mossa finale, ragazzi. Oh, merda. È lì, Better Finlay. Ma no, fa nulla. Sono senza energie, eh. Finlay, chi molla. Ancora, mi contrattacca come se fossi acqua fresca ormai. Ancora, Fille. Un'altra gomitata. E mo' è rotto le patane, Fille, però. No matter who wins this one, everyone's gonna feel the effects of this match tomorrow. Zitto. Zitto e muto, incredibile. Dovresti rompermi proprio tu, mo. Secondo me mi dà fastidio proprio lui, vero? Nada voto. Oh, resisti. Mamma mia, resiste ancora Santino, dall'ultimo minuto. Scassa le mazzate, dai. Vai adesso, Santino, corri Santino. Vittoria di Santino, Royal Rumble, dal primo all'ultimo, senza pietà. Senza pietà, incredibile, non ci credo, l'ha vinta dal primo minuto. 1-1, a proposito. Mamma mia, una Royal Rumble veramente particolarmente difficile, mamma mia. Ma niente, in confronto a quella vittoria, beh, eccetto per questo. Significante, bet dolce, bet. Facciamo il gioco del Toc Toc. Magnifico. No, non lo è. Toc Toc. Sì. No, dolce bet, dovresti dire chiesina. Nessuno ha chiesto il tuo parere. No, sono qui per fare in modo che tu restituisca il videogioco. Oh sì, no, fatti sotto, 3 contro 1. Aspetta un attimo, Santino. Ho un amico con me. Già, yeah, pure The Rock, ma per favore. Sa
Santino, questo è il mio mondo! Santino! No, 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 no. Oh! Allora, guarda cosa ho trovato! Santino ormai ha preso il controllo! Il più forte lottatore dell'universo WWE. Green e Red. Mi fa piacere. Non sei nulla in confronto a Red e Green. Incredibile. Vabbè ragazzi, sono mazzato allo stato puro adesso allora. Mamma mia, che match del cazzo. Mamma mia. Beh, questo è tutto. Godetevi il resto del gioco. Mamma mia. Ci siamo veramente dovuti subire una storia di Santino. Elenco, mi sembra ce ne stavano altri due a disposizione. C'è la WWE Review e Capitan Extreme. Vediamo questi due quali sono. Signore e signori, benvenuti al Monday Night Raw. Grazie a tutti per essere uniti a questa notte così speciale. Jim, questa sera sono SW in persona, Max Fritz. Davvero appassionato di wrestling. Non riesco a contenere le emozioni stanotte. La scorsa è stata un'annata di grandi match. Rivederli con te è un vero onore. Ecco perché siamo qui per ricordare quegli straordinari eventi. Credo che dovremmo mettere la quinta, dare gas e volare con il Morrison Final Match di SCW, John Morrison contro Evan Bourne. Eh già, grande match, ho avuto il piacere di chiamarlo personalmente. Questi due rischiano tutto solo per uscire vincitori, non vedo l'ora di riviverli ancora. Molto bene, dobbiamo vincere con un schienamento. Grande! John Morrison vince! Royal Rumble, attenzione, di già veloce. Match fenomenale qui a SCW. Parlando di SCW è ora di passare all'SCW Championship. Beh, l'SCW Championship ha avuto vari commissari l'anno scorso e discutevo di come nessuno abbia catturato l'universo WWE come Matt Hardy. So che ho avuto un dubbio nel 2009, ma nel 2008 era la superstar preferita da tutti. E in quel periodo vinse il primo titolo prestigioso, l'SCW Championship, e lo difese con valore fino alla Royal Rumble, poiché quella notte si è imbattuto nell'American Jack Swagger. Ed è ora il match che probabilmente è stato la causa della caduta di Matt Hardy. Addirittura Matt Hardy nel 2008 era così amato. Precede la vittoria con Jack Swagger per schieramento, ok. Grande vittoria Jack Swagger! SCW Championship! Andiamo avanti, vediamo un po' cosa succede. Swagger fece una tremenda dichiarazione quella notte. Esatto, ma ora è tempo di concentrarsi su un altro campione. Giusto, CM Punk ha vinto due Money in the Bank, incassandoli entrambi con successo. Ma il match in cui ci stiamo per focalizzare è Armadillo nella Deep Generation, mentre Miz e Morrison erano ospiti al Deep Shield, lo show più seguito su WWE.com. Era solo questione di tempo perché la guerra verbale esplodesse tra i due team. Era tutto per puro divertimento, so che ridevo. Beh, alla fine la DX ebbe la meglio. Quando i quattro si incontrarono al Monday Night Raw, successe davvero il fin mondo. Con vittoria di Shawn Michaels, vabbè. Grande vittoria, Triple H, Shawn Michaels. Schienamento contro Miz e John Morrison. Kid, Shawn Michaels. SummerSlam. Che talenti in quel tag team match. Parlando di talenti, è arrivato il momento di tirare fuori l'artiglieria pesante. E il fuoco non è stato mai così caldo a SummerSlam. Per la prima volta John Cena e Batista si affrontarono, mentre la comunità scientifica lavorava alla Super Collider europea.
L'universo WWE si preparava ad ammirare due forze scontrarsi l'una contro l'altra. Signore e signori, che lo show abbia inizio. John Cena contro Batista con vittoria di John Cena. Grande John sconfigge Batista con schienamento, addirittura sangue. Addirittura con vittoria di Edge. Molto bene, vittoria per schienamento Edge. Right. Superstar. Sembra senza ombra di dubbio, è stato un vero e proprio scontro fisico. Mi viene in mente un altro match col Demon of the Deep Valley Extreme Wrestling, giusto? Questo match Undertale si scontrò con Jeff Hardy in Extreme Wrestling. Ma ciò che fece di questo match è uno di quei degni di nota. Tralasciando la scioccante vittoria di Hardy, fu vedere per la prima volta Jeff con il volto dipinto. Quindi eccoci l'Extreme Enigma, ciò ci mostrerà un atteggiamento del tutto discutibile. Com'è? Jeff Hardy riesce a battere Undertaker. Grande vittoria di Jeff Hardy contro il Demon. Grande vittoria, veramente grande vittoria. No mercy. Poco dopo la vittoria Jeff e suo fratello Matt ebbero un'amara rivalità. Credo che la rivalità dell'anno sia stata quella di Chris Jericho e Shawn Michaels. Sono perfettamente d'accordo, quella guerra durò mesi e ogni incontro era più memorante del precedente. Per me il miglior match fu il brutale ladder match al No Mercy, un vero classico. Spero vi godiate Andy Kay contro Chris Jericho. Direttore, con vittoria Chris Jericho. Best Chris Jericho porta a casa la cintura. World Heavyweight Champion Chris Jericho. Incredibile ma vero. WrestleMania straordinario, ma uno su tutti fu semplicemente fenomenale. Fenomenale appunto, sapevamo quando fu annunciato che Shawn Michaels vs Undertaker in WrestleMania sarebbe stato il match dei match. Ciò a cui abbiamo preso parte non è stato il miglior match dell'anno, ma il migliore della storia della WWE. Gente, stiamo per chiudere con Mr. WrestleMania contro The Demon of the Darwin. Non so pronunciare quella parola. Grazie per aver partecipato a questo speciale. A presto. Ok, ultimo match. Undertaker. Ebbene sì, signori. Shawn Michaels contro The Undertaker. Tanta roba. Anna. Undertaker vince. E lo scontro di WrestleMania. Here's your winner. The Undertaker. An emotional victory here tonight. Vero e proprio campione tecnico, ragazzi. Termina così anche quest'altro edito storia. Ne sono altri due, un altro. Capitan Extreme. Abbiamo. Vediamo quanti match anche qui ci sono. Benvenuti all'SDW. Jack Swagger si trova sul ring. Cosa avrà da dire? Vediamo un po'. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Finalmente voglio mettere in chiaro che il No Way Out ti batterò. E mi assicurerò che accada sbarazzandomi di quel troll di tuo figlio. Housewoger, vai via da qui. Wow, quello è Christian, è tornato alla WWE. Attenzione, tanta roba. Cosa pensi di fare qua fuori, Christian? Beh, Jack, credo sia ovvio che stia interrompendo la tua campagna. Il più importante ancora è che voglio il tuo SUW Championship. Sono un prodigio di questo business, Christian. Se fossi così acuto come dici, correresti lontano da me. Christian ha il nome di tutta la WWE. È un piacere riaverti qui. Ma il fatto che la Superstar devono guadagnare titoli nella WWE, allora stasera, in questo momento, stai per fare proprio questo. Stiamo per assistere a un match senza titolo tra te e Jack Swagger. E se vince Christian, affronterà l'SUW Champion. Roba di lusso, ragazzi. Christian contro... Grande, grande, grande vittoria per il nostro Christian. E ora il contendente number 1. Bentornato, Capitan Carisma.
Benvenuto all'SW. Domenica scorsa abbiamo assistito al magnifico match tra Jack Swagger e Finlay, ma alla fine l'American American ha fatto ciò che sa fare meglio, vincere. Swagger affronterà ancora Christian, questa volta per l'SW Championship, ma lo vedremo la prossima settimana. Stanotte Christian farà squadra con Finlay affrontando Swagger e Mark Henry. Che match sarà? Tanta roba, tanta roba. Grande vittoria di Finlay. Christian. Here are your winners, Finlay and Christian. What a match! What a contest! This was one for the ages. Without a doubt, we'll be talking about this one for a long, long time. Troppo bella la canzone del nostro Finlay, tanta roba veramente. Benvenuto all'eccitante appuntamento di martedì, questo è l'SW, che programma abbiamo in serbo per voi nell'universo di WWE. Stanotte Jack Swagger difenderà il titolo SW contro Christian. Christian due vittorie e il più rispetto a Swagger, sarà in grado di fare una tripletta? Lo scopriremo subito. Christian, niente da fare, stasera non mi batterai. Perché non gli devo battere? Ragazzi, vittoria di Swagger. Grande vittoria di Jack Swagger, che mantiene l'SUW Championship. Here's your winner and still ECW Champion, the All-American American Jack Swagger. Tanta roba, ragazzi. Benvenuti alla CW, la scorsa settimana il Pontiff of the Population ha portato l'SW Chamber al limite, ma è stato Swagger ad andare via con la vittoria. Sai bene che Christian non vede l'ora di colpire The American America, e lo farà stanotte nel nostro evento principale, 6 Man Tag Team. Incredibile, con vittoria di The Miz. Una vera e propria grande vittoria per lei, Christian. Salve a tutti, bentornati all'SUW. Volevo fare un breve annuncio riguardo a Backlash. L'SUW ha bisogno di un contendente number one per affrontare Jack Swagger. Ecco perché stiamo per avere un Elimination Tournament, l'SU Chase to Backlash, e comincia stasera. Ti proseguiamo. Benvenuti all'SUW. La settimana scorsa l'SUW Chase to Backlash ha avuto inizio e stasera si continua con la semifinale. Chi sarà il prossimo ad essere eliminato? Lo scopriremo veramente a breve con vittoria di Christian. Grande vittoria ancora per KO per il nostro Christian. Signore e signori, il momento del match per il contendente number one sarà Fainting Irishman. O sarà Christian ad ottenere un'altra chance per l'SW Championship? Scopriremo più tardi nel nostro evento principale. Molto bene, ragazzi. Christian. Grande vittoria di squarzamento, si può dire. Parte anche Finlay. Intromissione anche di Jack Swagger. What brutality we witnessed here tonight. Grande vittoria. Benvenuto a Backlash. Stanotte SUW conclude The Chase to Backlash. Swagger e Christian si sono affrontati molte volte. Nelle loro ultime due uscite è stato Swagger ad avere lasciato una mezza vittoria. La scorsa settimana nella finale ha dato il meglio per non far vincere a Christian. Quali sono le condizioni di Christian? Swagger ha scoperto i conti fondo The Peplutune. Christian può vincere l'SUW Champion? Lo scopriremo subito. Ma ragazzi, è stato un match veramente una palla. Christian è arrivato nel Land of Extreme 2 mesi fa.
D'ora in piedi di fronte a noi ed è il nostro nuovo SUW Championship. Molto bene. Termina anche questo. Incredibile. Finiscono tutte le modalità che c'erano a disposizione. L'unica cosa che vi voglio far vedere è un po' i personaggi disponibili in questo mondo. C'è John Cena 95, John Morrison 86, GTG 79, Kane, Kelly, Kofi Kingston, Maria. Scarsolella Maria. Mark Henry, Maurice, Mattardi, Melina, Michelle Cool, Mickey James, Mike Connox. Poi assomiglia a Braun Strowman. Qualcuno non l'abbiamo sbloccato. The Miz, Mr. Kennedy, Miss McMahon, MVP, Natalia, Nikki Bella, Primo, Randy Orton, un altro, Rey Mysterio, Duro, R-Truth, Santino Varella, Shad, Shawn Michaels, Shelton Benjamin, Ted DiBiase, Tommy Dream, Triple H, Trish Stratus, Umaga, Undertaker, Vladimir Clonzo, Will Regal, Polygamer, eccomi qui, Batista, Beth Phoenix, Big Show, un altro bloccato, Brian Kendrick, Brie Bella, Carlito, Chavo Guerrero, Chris Jericho, Christian, CM Punk, Cody Rhodes, Doc Ziggler, Dusty Rhodes, Age, Evan Bourne, Evan, Axel Jackson, Festus, Finlay, Gail Kim, Goldust, The Green Khali, Jax Walker, JBL, Jeff Hardy, Jazz e di nuovo John Cena. Questi sono i personaggi disponibili per quanto riguarda il SmackDown vs Raw 2010. Grande gioco, questo per me era il più bello, però ragazzi, rigiocando a quello lì del 2009, preferisco fortemente il 2009 rispetto a questo. Grazie a tutti per la visione e non mancate.